È il Grinch questo qua. Vedi, è Natale? Apriamo il 5. Eccolo qui. Vai. Oppure... Che cos'è questo? Che cos'è? Boh! Eccolo qua. Ecco qua. Che cos'è? Un tamburo? Che cos'è? Domani si apre quell'altro, il 6. I tuoi calzini bellissimi di Natale con le renne. Belli, eh? Buongiorno ragazzi, con lo sfondo dell'albero di Natale vi volevo far vedere alcune cosine che sono arrivate alla Sara domenica, perché sì, domenica siamo andati su dai genitori, dai parenti di Andrea e sono arrivate insomma delle cosine per la bimba. Allora, prima cosa, calzini di Natale, qua ne vedete due ma ce n'erano tre. Il terzo l'abbiamo lasciato su dai nonni, almeno quando andiamo su. Le ha già lì e gli togliamo le scarpine e gli mettiamo un calzino antiscivolo. E vabbè, comunque questi qua sono di Natale, appunto, vi faccio vedere la fantasia. Allora, numero 2023, uno è questo con Babbo Natale con scritto Merry Christmas e l'antiscivolo è così col fiocchettino di neve. E il secondo invece è fatto così, con l'orsetto. E dietro lo stesso antiscivolo, molto molto carini. Poi, cosa super super utile, pannolini, un pacco di pannolini. Questi sono i Pampers Progressi mutandino taglia 6, sperando che presto questo pannolino si tolga. La Sara ha 2 anni, ha fatto 24 mesi l'8 di novembre e si spera che magari con l'estate si possa togliere il pannolino. Poi, altra cosa, questo è il sacchetto di OVS. Gli hanno fatto un maglioncino super carino natalizio con Minnie, è scritto Minnie Mouse, troppo bellino. Dietro semplice così, con questi bottoncini. Tra l'altro avevo in mente di prenderglielo io, un maglioncino fatto così natalizio, e ci sono arrivati prima loro. E questa è la taglia 30-36 mesi, che gli dovrebbe andare, molto molto carino. Poi, ultima cosa, un completino. Questa salopette, spero di farvela vedere bene, così sul grigio, un po' sbrilluccicosa, carinissima, ha la taschina così sul davanti, bottoncini qua sui fianchi, altre taschine e altre taschine dietro sul coletto. Questa è la marca, taglia 3-4 anni, e abbiamo già provato e gli va perfetta. Insieme questa magliettina qua semplicissima, panna, con questo collettino, no? La particolarità è giusto questo collettino qua, così un po' lavorato con questi fiorellini. Questa è la marca e la taglia è una 2-3 anni, 98 centimetri. Buongiorno ragazze, sono qui in bagno perché c'è la Sara che si è appena addormentata. Mi sto misurando la febbre perché è da ieri che mi sento strana. Ieri avevo un po' d'alterazione, però ecco. Ecco, adesso sono, aspettate. 36,9, quindi niente febbre. Però oggi è un pochino meglio, ma ieri avevo proprio i brividi di freddo che non mandavano via. Mal di testa forte, mal di gola, infatti ho Benagol. Perché anche oggi ho sempre questo mal di gola e il mal di testa soprattutto. Però ecco, mi sento strana, come appunto se avessi preso un'influenza senza febbre.
l'anno scorso di questo periodo avevamo il Covid. Adesso me ne vado un po' a letto anch'io, almeno mi riposo un pochino, anche se stamani non è che ho fatto chissà cosa, perché appunto non è che stavo, che sto proprio benissimo. Però mi vado un po' a riposare, se ce la faccio dormo anche, perché anche lì è già qualche sera, qualche notte che la Sara sta dormita tranquilla, però poi nel sonno piange, piagnucola, e quindi si dorme male la notte. Non lo so se è sempre per via del dente, oppure perché anche lei respira sempre male, perché anche lei, ragazzi, non è ancora ritornata al nido. Ho fatto venerdì a casa, poi vabbè, sabato e domenica. Ieri era a casa e stamani l'ho tenuta a casa. È sempre tutta presa, raffreddore forte. Insomma, siamo tutti malaticci, anche Andrea ha il mal di gola. E vabbè, che ci si può fare? Nulla. Poi dopo mi dovrebbe arrivare un pacchetto di Amazon, perché ho ordinato un librino alla Sara. Ieri mi hanno mandato per email una lista di libri dal nido. Noi ne dovevamo scegliere uno e poi dopo lo impacchettiamo, ci scriviamo il nome e il cognome e poi lo riportiamo all'asilo, che loro lo metteranno nella sacca di Babbo Natale, perché il 21 dicembre ci sarà la festina al nido, faranno venire Babbo Natale e gli darà ognuno il proprio librino. E dopo semmai ve lo faccio vedere. Ragazzi, questo è il librino che ho scelto per la Sara, si intitola Colori, di Hervé Thulé, penso che si dica così, Franco Cosimo Panini. Io ho preso la versione cartonata, è più piccolina penso, l'ho pagata 9,90€, sono belli e sono magici, sono i colori. Sinceramente non lo conoscevo, a parte che di tutto la lista che ci hanno dato le maestre non ne conoscevo neanche uno, sono sincera, e in realtà ne preferivo un altro, però è arrivata prima un'altra mamma e quindi sono andata su questa scelta qua, colori. Gli ho dato così un'occhiata alla veloce e sembra molto molto carino. Poi adesso li faccio, cioè adesso, nei prossimi giorni gli farò il pacchettino, ci scrivo il suo nome e cognome e poi lo riportiamo al nido. Adesso però lo vanno a nascondere. Ragazzi, allora noi siamo qui che si guarda vero un cartone animato su Netflix. Mamma! Cosa? Aiuto! Sto provando a cambiare tipo di cartone, perché lei è fissa con Woody, Toy Story, Woody, Toy Story. Cosa c'è, amore? Non possiamo uscire, siamo sempre malaticce. Guarda come son concia. Però niente, non c'è verso, non gli piace altro. Anche ieri ho provato a fargli vedere il Grinch, no, si è messa anche un po' di paura. Avevo provato con Lilo e Stitch, niente. Adesso gli ho messo un cartone di Natale, niente. E vabbè, adesso c'ha la fase di Woody. Che hai? Che c'è? C'è la Sara che è un po' noiosetta perché ha visto che Andrea è uscito e giustamente vorrebbe uscire anche lei, ma siamo sempre malaticce, quindi oggi ce ne stiamo a casa, anche perché fuori è freddo. No, preferisco che stia a casa. Prima sono salita su dai miei, vi ho fatto vedere l'albero che hanno fatto, è venuto bellissimo. E anzi, prossimo anno anche voglio cambiare le lucine, perché io ho queste qua chiare, ma mi hanno un po' stufato. Preferisco di gran lunga quelle calde, quelle gialle, come si dice, quelle che tra l'altro ho messo anche alle coroncine questa qua su.
E quindi prossimo anno penso di cambiare anche le lucine dell'albero, oltre a cambiare l'albero, perché come vi avevo detto nel vlogmas scorso si è rotta la base e quindi e poi anche i rami ci stanno un po' abbandonando, insomma prossimo anno cambieremo un po' il tutto, mi sa. Comunque io vi lascio perché tanto... Ora si accende. Io vi saluto, intanto come vi ho detto stiamo a casa, penso anche domani, non faremo niente. Mi dispiace perché vi vorrei far vedere più cose, ma se siamo messi così facciamo poco. Quindi spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, ci vediamo presto, un bacione, iscrivetevi, commentate se vi va e lasciate like. Ciao!